Noi abbiamo allora deciso di effettuare una vera e propria campagna di screening diffusa su quanta più popolazione possibile. Si tratta del test sierologico che si fa con il prelievo del sangue, cioè questo test potrà dimostrare se il nostro corpo ha sviluppato anticorpi perché ha già incontrato il virus. E quindi è un test che si presta particolarmente per coloro che sono asintomatici. Chi risulterà positivo agli anticorpi sarà sottoposto in isolamento e quindi alla verifica del tampone. Screening di massa su 500.000 toscani con il test sierologico, ossia un prelievo del sangue che permetterà di individuare i positivi al Covid-19 e isolarli anche se non hanno sintomi o ne hanno pochi. Ad annunciarlo è stato lo stesso governatore Enrico Rossi con un video messaggio su Facebook. È nostro interesse, dico nostro, i cittadini prima di tutto, tutelare per primo i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari, perché sono loro che ci curano e perché se positivi possono diventare essi stessi un veicolo straordinario di diffusione della malattia. Quindi quanto prima arriveranno questi test sierologici, quanto prima noi effettueremo l'analisi presso tutti gli operatori della sanità, medici, infermieri, i 60.000 dipendenti della sanità toscana e poi della sanità privata e tutti coloro che operano in questo settore. Gli altri 400.000 kit sierologici verranno distribuiti sul territorio e si inizierà quello screening di massa che io sono certo ci darà dei risultati importanti.